Beh, che dire, ragazzi, stiamo parlando di un vero e proprio nuovo brawler. Sono state rimodellate tutte quante le emoji. È il brawler storicamente più difficile da bilanciare il mortaio prima e dopo, sia a livello estetico, sia a livello proprio funzionale. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati rigorosamente con un nuovo video sneak peek. Dopo aver parlato di bilanciamenti, dopo aver parlato di skin, dopo aver fatto anche il nostro carissimo Brawl Sviste, oggi ragazzi andiamo a vedere Penny, la nuova Penny rimodellata, sia esteticamente sia a livello di meta. Quindi in realtà questo sarà anche un po' un video bilanciamento, sarà anche un po' video skin. Prima di cominciare però vi ricordo che questa non è una versione normale del gioco, è una versione sviluppatore e viene data solamente ai partner Supercell per mostrare in anteprima le novità del nuovo aggiornamento. Quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e utilizzate il codice FR sempre in to the shop per potermi supportare. Mi raccomando ragazzi, fatevi sentire community di Brawl Stars, mi raccomando. Andiamo subito a pigiare questo nuovo avatar di Penny che è fighissimo e vediamo subito la sua nuova animazione molto bella e ovviamente il suo nuovo aspetto fisico. Ragazzi, vabbè, io so che avrete sicuramente notato la differenza, ma un prima e un dopo ve lo voglio fare subito a inizio video. Vi faccio un po' un giro a 360 gradi del brawler, ok? Questo è appunto il brawler prima e dopo. Beh, che dire ragazzi, stiamo parlando di un vero e proprio nuovo brawler, anche se voglio subito togliermi un sassolino dalla scarpa e dirvi quella che secondo me è la nota dolente più grave di questo rimodellamento. Come nel caso di Jesse, ragazzi, anche Penny non è stata rimodellata sulle skin. Guardate qua, le skin, come potete vedere, sono ancora tutte quante normali, tranne le due nuove skin che vi mostrerò tra un attimo. Concentriamoci solamente su queste quattro, esattamente come con Jesse, che vi ripeto è stata modellata ormai tempo fa. Non abbiamo ancora dei remodel sulle skin e questa cosa secondo me è un vero peccato, perché una volta i signori di Brawl, quando rimodellavano, rimodellavano anche le skin. Va bene che adesso magari le skin sono un po' di più, ma ci avrebbe fatto piacere vedere un remodel a 360 gradi. Invece per le skin dovremmo aspettare, tranne appunto per la versione silver, come vi ho detto ragazzi, che eccola qui, e la versione ovviamente gold, eccola qui. Vi ho fatto anche un piccolo spoilerino, se non ci avete fatto caso ragazzi. Sono state rimodellate perlomeno tutte quante le emoji, quindi anche qua vi farò una piccola visuale splittata di tutte le emoji, sia come sono adesso sia come erano prima, ok? Quindi fatevi voi le vostre idee, sono cambiate veramente tutte tranne anche qua l'emoji speciale di Natale, questa è rimasta vecchia. Ok ragazzi, adesso passiamo alla parte statistica di Penny. Andiamo a vedere tutte le modifiche a livello di bilanciamento di Penny, che non sono così scontate, perché per chi non lo sapesse, ve l'ho già detto l'altro giorno, ve l'ho già detto anche tante volte in passato, Penny è il brawler storicamente più difficile da bilanciare su Brawl Stars. Infatti pensate che per un anno intero fu l'unico brawler, mi sembra nel 2020 se non sbaglio, a non essere mai stato bilanciato per tutta la durata dell'anno, e comunque sia in linea di massima durante la sua storia è stata toccata pochissime volte. Però il suo bisogno di essere rimodellata non era solamente estetico, ma era anche estremamente statistico, perché insieme a Lu è stato uno di quei brawler che ha patito maggiormente il distacco dal gioco della modalità Siege. Allora, partiamo dal presupposto che la sua star power incendiario, quella che permetteva di appunto incendiare i colpi del mortaio, è adesso una sua abilità passiva. Quindi il mortaio, oltre a fare il danno del suo colpo, farà anche un danno con la sua fiamma, che non sarà più un danno star power, quindi un danno fisso, ma sarà un danno passivo, quindi un qualcosa che va a cambiare insieme alla crescita del brawler e delle altre statistiche. Però attenzione, perché le palle di cannone mostrano il punto in cui cadranno alcuni secondi prima di arrivare a terra, quindi sono leggermente più facili da schivare. Ma in realtà la palla di cannone di per sé è molto più difficile da schivare, perché è anche più grande, esattamente come il colpo di Brock, che ha un raggio dell'esplosione più ampio. Adesso idem anche la palla di cannone, quando cade effettivamente farà un danno un pochettino più ad area, ed è anche verosimile come cosa. Comunque, come aumenta leggermente la dimensione del colpo del mortaio, diminuirà anche leggermente la velocità del proiettile. Quindi in poche parole, un
proiettile più facile da predictare, che però ha un'area più grande ma che è anche più lento. Io direi che a questo punto, prima di continuare con il bilanciamento di Penny, vi lascio una bella visuale splittata che vi mostra il mortaio prima e dopo, sia a livello estetico sia a livello proprio funzionale. Insomma, vi permette di capire un pochettino meglio effettivamente come funziona sto mortaio. Perfetto ragazzi, questo era quello che riguardava il mortaio, ma adesso concentriamoci veramente su Penny come brawler, perché non abbiamo finito. Infatti avrete magari già notato, occhi da faina, che Penny ha un aumento sulla salute. Questa cosa si era anche un po' intravista dal Brawl Talk. Infatti, se una Penny di livello 11 a questo momento ha 5100 punti di vita, adesso con questo aggiornamento in questa versione ha 5700 punti di vita, quindi è un brawler molto più resistente. Attenzione però, perché abbiamo delle differenze anche per quanto riguarda il colpo normale di Penny. Infatti il suo range è stato leggermente ridotto e quindi diventa a maggior ragione un medio raggio come brawler, ma anche la velocità del suo colpo è stata ridotta. E anche qui, per farvi capire meglio che cosa intendo, vi lascio un paio di clip. Sopra e sotto vedete effettivamente il prima e il dopo, che vi daranno un'idea migliore. Attenzione ragazzi, perché però Penny viene anche completamente reworkata dal punto di vista gadget e star power, quindi andiamo subito a vedere la prima nuova star power. Si chiama Ricco Bottino. L'oro dei sacchetti che si rompono copre un'area più ampia del 100%, e questa roba ragazzi è veramente overpower. Vi lascio qua due clip prima e dopo come si propagano i colpi, le monetine per la precisione, che escono dai colpi di Penny. È qualcosa di devastante ragazzi, ha un range incredibile, un ventaglio assurdo. E se questo vi sembra tanta roba, aspettate di vedere il resto, perché la seconda star power ragazzi si chiama Cannonate Distruttive. Il mortaio di Penny causa 1000 punti di danno e le bombe respingono i nemici nelle vicinanze una volta atterrate. Proviamo questa cosa immediatamente, vediamo un po' il mortaio cosa combina. Ok. Ah, ma aspetta, forse ho capito male io. È proprio il mortaio che dà un knockback. Ah, infatti, il mortaio dà un knockback. Cioè, ma voi immaginatevi, ragazzi, questa cosa applicata in Brawl Ball. Tiro e mortaio. Il mortaio dà il knockback e spinge via gli avversari e Penny va a far gol. Ma che figata. E in più fa 1000 di danno, vi ricordo. Ma passiamo ai gadget. Già dal Brawl Talk si era visto questo barile di sale. Penny lascia cadere un barile di sale che blocca i proiettili nemici, ma è anche utile per spararci contro e rompere i sacchetti d'oro. Ragazzi, questo gadget va in combo con Ricco Bottino. Guardate che cosa vi combino. Allora, abbiamo detto che con un colpo base posso fare 1004, perfetto. Con il mortaio, il mio colpo base, scusatemi, diventa così. Posso fare una roba del genere. Vabbè, in realtà contro il robot serve relativamente. No, non serve relativamente, perché ci tiro anche più di una botta. Ma ipotizziamo di avere contro magari un po' più di avversari. Questo è il risultato ragazzi. Ovviamente come vedete mi faccio lo stesso male da solo al gadget, però è comunque in grado di, come vedete, body bloccarmi. Ok, tanta roba. GG, perché veramente sono tutte dinamiche molto molto particolari e sicuramente innovative a modo loro. Vediamoci quindi l'ultimo gadget. Si chiama Binocolo del Capitano. Il mortaio di Penny spara a tutti i brawler vicini, visibili, attenzione, e a portata di tiro. Ah, ok. Ho seriamente paura di provare questa cosa in amichevole, ragazzi. Vediamo un po'. Ok. Ah, ho capito. In che senso, scusa? Non ho capito, scusami. Scusate, si può rivedere, c'è la moviola. Oh mio Dio, raga, ma che cos'è? Cioè, ok che siamo in amiche. Guardate il mortaio, è impazzito. Ma cos'è sta cosa, ragazzi? Beh, che dire, io torno a ripetere. C'è una gravissima mancanza sulle skin che non sono ancora state rimodellate. Ma su questo brawler hanno fatto veramente, veramente un ottimo lavoro. Cioè, hanno creato due belle star power, due bei gadget. Cioè, hanno veramente reworkato un brawler. Qua sono andati oltre al rework estetico. Hanno veramente fatto un cambiamento radicale. A me ragazzi piace tantissimo Penny. Mi viene sicuramente voglia di pushare
parlarla insieme a voi in streaming quando ci sarà il nuovo update. Chiudo lasciandovi con questa chicca dicendovi che vi ricordo che nel prossimo aggiornamento troveremo anche questa nuova modalità chiamata cacciatori. Nuova si fa per dire, perché è l'unione di due modalità che già esistevano. Non conterrà i power up oppure le classiche nube verdi della sopravvivenza. Ovviamente i giocatori potranno respawnare e la partita finirà quando un giocatore raggiungerà le 6 kill. E ovviamente ci saranno 7 nuove mappe per poter giocare questa nuova modalità. Ma con questo davvero ragazzi è tutto. Noi ci becchiamo alla prossima. Vi mando un bacione, un saluto a tutti e ciao belli.